Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, la nostra rassegna stampa. Oggi dal taglio particolare perché oltre ai giornali avremo un collegamento in diretta con Scerne di Pineto dove arriverà all'incirca alle 8.36 il leader del Partito Democratico, il segretario Matteo Renzi, per la visita in Abruzzo che vedremo poi anche sui giornali regionali. Partiamo subito con la nostra rassegna stampa, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, iniziamo dal centro nell'edizione di Pescara, il titolo di apertura, gli sfollati, dormiremo in comune, protesta degli inquilini a Pescara per quanto riguarda le case chiuse a Via Lago di Borgiano, basta vivere negli hotel, sono le parole degli sfollati. E poi andiamo a centropagina, altra notizia importante di oggi, giustizia per Rigopiano, ci hanno lasciati soli oggi a Pescara davanti alla sede della Procura, leggiamo dalla didascalia, scatta la protesta dei familiari delle vittime, protesta organizzata per le 14. Andiamo nelle cronache a Francavilla, il bancomat esplode ma i ladri lasciano 30.000 euro a terra. La filiale danneggiata è quella del Monte dei Paschi in zona Alento. E poi a Montesilvano, delitto bevi l'acqua, la madre, fate altre indagini dopo l'interrogatorio in carcere di Fantauzzi. E poi il premio Borsellino, Ruotolo, così si può battere la mafia. Il giornalista è stato ospite ieri del premio Borsellino a Pescara. All'interno i conti pubblici della regione. La regione taglia le rate del debito, arriva l'ok dal governo per spalmarlo in 20 anni e non più in 10. E poi il piano di Edison, piano d'Orta, solo Teloni sull'arsenico. Questo è il piano di bonifica che ha sollevato le perplessità da parte delle associazioni ambientaliste. Poi la nomina di Mattioli all'IZS da Alfonso indagato, scelta chiara sullo zooprofilattico. E ancora l'Università di Teramo, laurea per agenti di commercio, boom di iscritti da tutta Italia. Nel taglio alto i richiami dalle pagine interne, il leader PD in Abruzzo, come vi ho detto in precedenza, arriva il treno di Renzi da Pineto fino a San Salvo. Sono quattro le tappe previste per la visita di Renzi quest'oggi, Pineto, la casa madre Ester di Scerne e poi ad Ortucchio, a Pescara e poi infine a San Salvo alla Pilkington. Nel taglio basso della prima pagina del centro troviamo il Buongiorno Abruzzo firmato da Giuliano Di Tanna, taglia la politica, meno abitanti per tutti. Capiremo fra poco il perché andando a vedere la prima pagina della edizione di Chieti Lanciano Vasto, sempre sul quotidiano Il Centro. Chieti si spopola, residenti in calo, meno 500 abitanti all'anno, nel 2019 la città potrebbe scendere sotto i 50.000. Il calo dei residenti generalizzato potrebbe provocare anche un taglio dei costi della politica e un taglio dei consiglieri comunali. Ecco il perché del Buongiorno Abruzzo, visto in precedenza. Nelle cronache di spalla la Honeywell, la vertenza nello stabilimento di Atessa, lo sciopero va avanti a oltranza, questa è la decisione di lavoratori e sindacati. E poi a Vasto i ricercatori del Cotir, siamo stati dimenticati. Per lo sport il Teatino Ricci nell'Italia del basket. Continuiamo con la lettura del quotidiano Il Centro, adesso andiamo a vedere la prima pagina della edizione di Teramo. Il ministro, zero rischi per l'acqua, il titolo di apertura della pagina e della edizione teramana. Galletti sull'esperimento radioattivo nel Gran Sasso, contaminazione impossibile, questa è la risposta a un'interrogazione di Giulio Sottanelli. E poi nelle cronache gli arresti a Roseto, ragazze pagano cocaina con prestazioni sessuali. Ospedali, le chirurgie teramane cercano primari e poi Teramo via i lavori per riaprire il cimitero. Ancora il quotidiano Il Centro, l'ultima delle quattro edizioni provinciali, quella aquilana, alloggi post sisma altri 3 milioni, l'Aquila si è lavori al progetto case, ricognizioni sulle piastre da abbattere.
E poi nelle cronache, Avezzano, redditi dei politici, comune ricchi e poveri, il sindaco al primo posto. Vedete la foto di Gabriele De Angelis che è il reddito più alto. L'Aquila, impianti sportivi, il comune cambia le regole e poi sul Monacalcio, squadra sfrattata al Pallozzi, gioca il Pratola e ci sono diverse proteste in città da parte dei tifosi del Sulmona. E poi andiamo sul Messaggero, la prima pagina dell'inserto Abruzzo, il titolo di apertura, Rigopiano scoppia la rivolta, strage in hotel, i parenti delle vittime. In procura siamo stati abbandonati da tutti, vogliamo sapere quando ci sarà il processo e come verranno aiutati i sopravvissuti. Ancora andiamo a vedere le altre notizie in questo richiamo. I colleghi scoprono la falsa infermiera che si è spacciata come tale rispondendo all'annuncio di ricerca personale della cooperativa sociale, che in convenzione con la ASL opera nell'assistenza domiciliare integrata a Pescara. Andiamo a centropagina adesso, i conti della regione. Padoan diluisce il debito della regione, sia la norma che permette di spalmare il deficit di 700 milioni in 20 anni. A centropagina la crisi industriale alla Honeywell e non solo, le crisi, sciopero ad Atessa, licenziamenti a Teramo, Atria e Honeywell, dramma del lavoro. 50 milioni di investimenti per trattenere la Honeywell di Atessa, dove i lavoratori sono ancora in sciopero, all'Atria di Teramo invece sono in partenza 55 lettere di licenziamento. Diamo di spalla il treno di Renzi attraverso le difficoltà dell'Abruzzo. Come detto, la prima tappa questa mattina alla casa famiglia Madre Ester di Scerne di Pineto. Intanto D'Alfonso conferma: non mi candido alle politiche. Questo per quanto riguarda il Messaggero, che completiamo andando a vedere il taglio alto, il Gran Sasso, il ministro, l'esperimento radioattivo non è rischioso e poi testimonial Maria Falcone a Montesilvano, la mafia è ancora tra noi, ancora lo sport, l'ex Giampaolo racconta, l'Avellino è un incubo, la Marcord dell'ex attaccante del Pescara contro gli Irpini allenati da Zeman. Perdemmo una gara allucinante che ci spedì in Serie C. E ora andiamo a completare la lettura delle prime pagine regionali con La Città, il quotidiano della provincia di Teramo. Laboratori, la regione sapeva tutto, il titolo di apertura all'onorevole Sottanelli interroga il ministro Galletti sull'esperimento SOX, nessun rischio per la salute, la risposta del ministro. Nel taglio alto gli esposti sono partiti dal Ministero della Salute, doppia inchiesta sulla nomina di Mattioli all'IZS. Le star di Facebook, il caprone Peppino torna a casa. Andiamo a centropagina nella fotonotizia. Roseto, in manette la gang albanese che spacciava i giovani, sesso e cocaina nelle stanze d'albergo. Ad Alba Adriatica di spalla, condanna per offese al sindaco sui social network, solidarietà a Sant'Atto, concerto per l'Atria perché non è ancora finita per i lavoratori in procinto di essere licenziati. E poi riapre l'ingresso del cimitero Teramo a Cartecchio, iniziati i lavori di messa in sicurezza appunto del cimitero. Nel taglio basso l'iniziativa, saltano la chemio per San Gabriele, poi concerti a Teramo, la prima stagione della Sinfonica Abruzzese. Lasciamo adesso le prime pagine regionali, andiamo ad aprire lo spazio del nazionale. Il Corriere della Sera in primo piano pone la politica interna, il dossier di Visco, oltre 4.000 pagine sul caso delle banche, PD assedio a Renzi, Veltroni e Napolitano sono critici. E poi a centropagina la fotonotizia, aperto il congresso del Partito Comunista con il discorso I piani di Xi per una Cina felice. Ovviamente i riflessi di questo congresso sono a livello globale. E poi La Repubblica, andiamo a vedere il titolo di apertura. Visco, no di Gentiloni a Renzi. Il Premier vuole confermare il governatore di Banca Italia, la mano di Boschi nella mozione chiave. Il segretario PD insiste, Etruria non c'entra nulla, serve una pagina nuova e anche il partito si divide.
Continuiamo con la lettura della stampa, il quotidiano torinese, il titolo di apertura, uno scudo anti-hacker per il voto. È questa l'idea di Minniti che viene esposta in un'intervista, Intelligence, giovani digitali e 500 accademici per proteggere le elezioni politiche. Oggi a Ischia il G7 della sicurezza, dopo la caduta di Raqqa i jihadisti possono scappare sui barconi dei migranti. Andiamo a centropagina, andiamo a vedere le altre notizie. Consegnati 4.200 fascicoli sull'attività di vigilanza, Visco al contrattacco porta in Parlamento le carte sulle banche. Renzi replica al coro di accuse, Etruria colpa di Bankitalia. E poi c'è un report dalla Colombia, chirurgia estetica nei garage dei Narcos. Andiamo sul Fatto Quotidiano, andiamo a vedere il titolo di apertura. Le città chiudono per smog, l'Unione Europea salva i loro avvelenatori. Dieselgate, segreto sui dati delle emissioni. E poi a centropagina, arresti a Catania, mentre fai benzina finanzi le milizie libiche e i mafiosi. Dalla Libia a Venezia il grande affare del petrolio rubato. Sul Sole 24 Ore, apertura con le borse, Wall Street brucia i record, down a 23.157 punti. Profitti aziendali oltre le attese, lanciano il rally, corsa ai bond societari in Italia, 57,3 miliardi. Con il rialzo di ieri l'indice segna il quarto balzo di 1.000 punti in un anno. E poi la manifattura e l'innovazione, dunque si parla di industria 4.0, nell'indotto boom di ordini e occupati. Il caso Bankitalia, Renzi ancora all'attacco su Visco, PD staccato spaccato, il governatore tiene duro. E poi altra notizia di economia, Abertis, ACS sfida Atlantia contro l'OPA contro OPA da 18,6 miliardi, offerta di Florentino Perez attraverso una controllata tedesca, OTF da JP Morgan, 15 miliardi. Andiamo avanti sul manifesto, il titolo sulla fotografia, guerra per banche. Tutti contro Renzi in difesa del governatore di Bankitalia. Per Veltroni la mozione antivisco votata dal PD è ingiustificata, per Napolitano è deplorevole. E il Colle non arretra, ma il segretario insiste: nelle banche è successo di tutto, è mancata la vigilanza. Andiamo sul tempo, adesso andiamo a vedere anche il titolo del quotidiano romano in apertura. Si tengono stretto il vitalizio, ma ci tassano pure da morti. Vergogna, slitta ancora il taglio degli assegni dei parlamentari. In compenso nella manovra spunta il prelievo sulle polizze vita. E poi Renzi accusa, tutti o quasi contro, Visco da record, con lui bruciati 110 miliardi. Andiamo a vedere il Messaggero, vediamo di recuperare la prima pagina, eccola qui, il titolo di apertura, muro su Visco, la nomina slitta, scontro frontale con Renzi su Bankitalia, Palazzo Chigi non deciderà prima del 27 di ottobre, il segretario PD, mancata la vigilanza, serve una pagina nuova, Dem spaccati, il no di Veltroni. Questo è il riassunto della giornata politica di ieri. Stop alla gogna per gli indagati, serve garantismo. L'intervista a Cantone, d'accordo con Pignatone, l'iscrizione a tutela finisce per danneggiarli. Così il presidente dell'ANAC. E poi la Champions, grande Roma 3-3 nella tana del Chelsea con una doppietta di Dzeko. Andiamo su Libero, il quotidiano diretto da Vittorio Feltri, apre così: votate sì all'autonomia. Berlusconi si è svegliato, il Cavaliere, domenica al referendum di Lombardia e Veneto. Vi consiglio di esprimervi favorevolmente per il bene delle regioni che avranno la possibilità di amministrare i loro soldi senza dipendere da Roma. L'Emilia ottiene a tavolino l'avvio delle trattative per gestire i propri quattrini. Andiamo avanti sul giornale Finanza Rossa. Renzi sbancato è il titolo. Sul caso Visco l'ex premier resta solo, il suo è soltanto un tentativo elettorale di contrastare Grillo e di coprire le malefatte del PD. Andiamo sulla verità.
Il titolo di apertura, zitti zitti, hanno tassato le polizze vita dal 1 gennaio, imposta del 2 per 1000, colpirà centinaia di migliaia di cittadini, in 10 anni di 100.000 euro investiti, 2.000 vanno al fisco. Siamo alla canna del gas, lo Stato svende i suoi crediti ai privati e per i debitori saranno dolori. Il titolo ovviamente sulla manovra finanziaria. E poi la denuncia di una coppia di ricercatori, soldi alle donne per farle abortire, usano i feti per produrre i vaccini. Andiamo sul Secolo d'Italia, restiamo nel campo dei quotidiani di area di centrodestra, propaganda sinistra, il titolo di apertura con la foto di Banca Italia. E poi nel primo piano Berlusconi chiede a Renzi niente in comune, chiude, scusate, a Renzi niente in comune con lui. E poi adesso stop ai migranti, Genova scende in piazza. Elio e le storie tese, basta, si scioglie la band storica. Dicembre, l'ultimo concerto. Andiamo su Avvenire, il quotidiano cattolico. Il titolo, vecchia e ingiusta. L'Italia, secondo l'Ocse, diminuiscono i giovani e più diseguaglianze. Un problema, le pensioni. Siamo caso esemplare delle tendenze dell'Occidente. Nel 2050 raddoppiano da 38 a 74 gli anziani. Ogni 100 lavoratori si può rimediare, secondo Avvenire. E poi il caso di Banca Italia, Renzi non cede su Visco e rimane quasi da solo. Andiamo a vedere anche nella fotonotizia il titolo, la spinta al paese dei nuovi italiani vale 130 miliardi. Andiamo sul Mattino di Napoli. L'apertura è su Banca Italia, Renzi contro tutti, mancata vigilanza, critiche da Calenda, Veltroni, Napolitano e Monti. La polemica sulla riconferma del governatore, l'ex premier nel settore, è successo di tutto, la tela del colle per il bis. E poi ieri la notte di Champions, il dopo City si ferma Insigne, allarme attacco, arriva l'Inter, anche Mertens affaticato dopo la partita contro il Manchester City. Andiamo a vedere nel taglio basso, notizia di Cultura e Spettacolo, Berlusconi e Sorrentino già ai titoli di coda, film e politica, il Cavaliere, referendum sull'autonomia in ogni regione. Tra poco appunto sarà visibile questo film di Paolo Sorrentino su Berlusconi. Andiamo a vedere il Secolo XIX, il titolo di apertura sul voto, lo scudo anti-hacker, intervista al Ministro dell'Interno, già il G7 della sicurezza a Ischia, Minniti, Intelligence, 500 docenti e studenti a difesa delle elezioni. Andiamo a vedere i titoli dei quotidiani sportivi nazionali, il titolo della Gazzetta dello Sport. E sulla notte di Champions League, Juve Super Mario, la signora soffre, ci pensa Mandzukic, lo Sporting va subito in vantaggio, i bianconeri faticano ma lottano e ribaltano la gara finita 2-1 con Pjanic, il croato, 3 punti fondamentali. Allegri però è furioso, qualcuno si è disconnesso, Barcellona ok con l'Olympiacos, Messi segna il gol numero 100 in Europa. E poi la Roma, Roma Super Dzeko, magica doppietta, Conte stoppato, i giallorossi rimontano e dominano a Londra, Hazard salva il Chelsea che riesce a pareggiare 3-3 e anche lo 0-0 dell'Atletico col Carabag aiuta Di Francesco. Andiamo a vedere di spalla, questa sera si gioca l'Europa League, Milan contro l'AEK di Atene, Silva e Cutrone, Montella, sì lo so, o vinco o rischio, partita alle 21:05 a San Siro. E poi Nizza, ore 19, Balotelli, assalto al Lazio, Immobile con i ricordi di Hollande. E poi Reggio Emilia ore 21:05, la Coppa Michel Apollon, così l'Atalanta prova a ripartire. Nel taglio basso sabato la sfida primato, Napoli Insigne è in forse, Inter a gennaio c'è Ramires. Il fantasista è affaticato, idea Onas, mercato il centrocampista brasiliano dello Jiangsu più vicino ai neroazzurri. Andiamo a vedere il Corriere dello Sport, anche qui il titolo è sulla serata di ieri, King Dzeko e poi Zampata Juve. Super Roma rimonta il Chelsea e sfiora l'impresa, doppietta stellare del bosniaco, Atletico stop,
e 3-3, e poi riecco i bianconeri, ribaltato lo Sporting, decisivo Mandzukic. Rapidamente il titolo anche di Tutto Sport: Juve ci pensa Mandzukic, vale oro la vittoria 2-1 con lo Sporting. Possiamo andare in diretta con Scerne di Pineto, dove alla stazione c'è fermento, lo vedo nel monitor di bassa frequenza, per l'arrivo di Matteo Renzi, il segretario del Partito Democratico, atteso per le 8:36 con il treno che lo sta portando a spasso per l'Italia. In Abruzzo sono previste quattro tappe. Ve lo ricordo: Scerne di Pineto, poi Ostucchio, ancora Pescara e infine San Salvo. Questo per quanto riguarda la visita in Abruzzo del leader del Partito Democratico. Naturalmente saranno tanti i temi, a partire dalle candidature. Avete visto anche sui titoli dei giornali che il governatore D'Alfonso ha smentito una sua candidatura alle prossime elezioni politiche, ma chiaramente, insomma, bisognerà vedere anche cosa dirà il segretario Matteo Renzi, alle prese anche con le beghe politiche di queste ultime ore, con la vicenda di Banca Italia. Dunque, non solo temi regionali, ma anche temi nazionali all'ordine del giorno nei colloqui con i giornalisti in questa visita in Abruzzo. Per il momento possiamo chiudere e andare in break pubblicitario, poi torneremo con la seconda parte che riapriremo con la visita di Renzi in Abruzzo, con il collegamento in diretta con Paolo Renzetti. Allora andiamo con il break pubblicitario e poi ci vediamo per la seconda parte. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Alle mie spalle state vedendo le immagini che arrivano in diretta da Scerne di Pineto, dove c'è attesa per l'arrivo del segretario del Partito Democratico Matteo Renzi. Una visita, quella nella nostra regione, che prevede quattro tappe: il Centro Madre Ester, Telespazio, l'Alberghiero De Cecco a Pescara e poi la Pilkington a San Salvo. D'Alfonso ha già dichiarato: non si parlerà di elezioni. Possiamo andare sul giornale, sul quotidiano Il Centro, nella pagina di primo piano, eccola qui, dove si parla proprio della visita dell'ex primo ministro ed oggi segretario del PD Matteo Renzi, con D'Alfonso che dice: non si parlerà di elezioni, anche perché non mi candido. Queste le parole del governatore, che in un primo momento sembrava aver aperto un suo possibile impegno nelle elezioni politiche che arriveranno a breve. Invece oggi, almeno nelle dichiarazioni sul giornale, poi vedremo in quelle ufficiali di oggi, c'è questa chiusura ad una possibile candidatura. Naturalmente Matteo Renzi in Abruzzo dovrà affrontare anche il tema del lavoro, perché in questi giorni sono in primo piano le vertenze dell'Atria nel Teramano, ma soprattutto della Honeywell di Atessa, con 420 lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro per la decisione della multinazionale, ormai abbastanza chiara, di chiudere lo stabilimento di Atessa e trasferire la produzione in Slovacchia. Un tema oltretutto di respiro più largo rispetto a quello soltanto regionale, perché pone anche il problema della concorrenza che altri paesi fanno al nostro, anche sul fronte del costo del lavoro, e quindi implica anche una discussione sulle politiche del lavoro che Renzi, quando era primo ministro, ha affrontato attraverso il Job Act. Continuiamo in attesa di avere il collegamento con Paolo Renzetti. Tra pochissimo continuiamo con la lettura delle pagine di primo piano. Rigopiano: 9 mesi dopo, la rabbia dei parenti, ci hanno lasciati soli, scatta la protesta davanti alla sede della Procura di Pescara. Altra notizia importante di oggi: l'inchiesta svela che quel giorno un'altra valanga fece la 30ª vittima, un 72enne di Campotosto. E poi: era meglio morire sotto quella valanga. Lo sfogo di Matrone, salvato dopo 60 ore: sono rimasto invalido, ora mi negano anche la fisioterapia. Vedo pronto con il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, Paolo Renzetti. Paolo, ti do il buongiorno. Buongiorno anche al presidente. Linea a te.
Sì, grazie, buongiorno in diretta dalla stazione di Scerne di Pineto, dove tra pochi minuti alle 8.36, se l'orario sarà rispettato, arriverà il segretario nazionale del Partito Democratico, Matteo Renzi, una visita in Abruzzo in questo tour per l'Italia proprio in treno. Presidente Di Sabatino, una giornata comunque importante anche per il territorio della provincia di Teramo, alle prese anche con problematiche occupazionali importanti. Sì, abbiamo da dire, da rappresentare parecchie cose al segretario. La visita all'istituto è una visita importante perché va a toccare, diciamo, sofferenze e situazioni particolari. In questo territorio poi ce ne sono altre che in questo momento ci preoccupano, che sono proprio la difficoltà alla ripresa economica delle nostre aziende. Ci sono segnali positivi, ma purtroppo ci sono anche segnali di aziende che sono ancora in difficoltà, come dimostrano alcuni licenziamenti. Ci sarà la visita questa mattina, tra pochissimo casa Ester di Pineto. Si parlerà, Presidente, crediamo, anche delle problematiche relative al post terremoto, alla ripartenza di questo territorio che comunque ha subito gravi danni dal terremoto, ma anche dal maltempo. Assolutamente sì, ricordo che il segretario viene dalle Marche, da territori che sono parimenti colpiti dal terremoto come quello abruzzese. Ci sono delle situazioni anche particolari qui. Io, una delle richieste, diciamo, che faremo è quella di semplificare la normativa, perché quella sta creando un po' di problemi alla ricostruzione. Ovviamente si parlerà anche di politica in questa giornata, in questa visita in Abruzzo del segretario nazionale del PD, un PD che ovviamente è già proiettato, Presidente, alle prossime elezioni, ai prossimi appuntamenti elettorali. È iniziata già una lunghissima campagna elettorale che ci porterà alle elezioni del 2019. Io credo che questo tour di Renzi sia anche un tour per conoscere le situazioni nei territori e conoscere anche le classi dirigenti che ci sono nei territori, perché comunque la competizione sarà durissima, e io credo che il Partito Democratico, ma il centro-sinistra tutto in particolare, dovrà pensare a candidare le persone migliori e quelle che riscuotono anche più consenso. Credo che il tour serva un po' anche a questo. Grazie, grazie al Presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino. Vediamo se possiamo, un secondo, siamo in diretta con Luciano Monticelli, consigliere regionale, che ha fortemente voluto oggi questa visita di Matteo Renzi nel territorio, soprattutto di Pineto. La visita è stata scelta da Matteo Renzi, e il fatto che sia venuto a Scerne perché c'è una stazione cui alcuni anni fa abbiamo pensato bene di realizzare tutto qui, quindi è una visita importante. Dopo anche il Presidente della Repubblica Scalfaro, Violante e tante altre personalità che conoscono perfettamente la struttura di Don Silvio Annunzio, chiamata così Casa Madre Esser. Grazie, grazie a Luciano Monticelli. Alfredo, noi restiamo ovviamente collegati in diretta perché sta per arrivare il treno con, direi, una puntualità svizzera. Eccolo qui, lo vediamo proprio dinanzi praticamente a noi, l'arrivo del presidente, segretario nazionale, ex premier, segretario nazionale del Partito Democratico. E dunque seguiamo con le immagini di Roberto Pulimanti proprio l'arrivo di Matteo Renzi. Questo treno lo vedete colorato con scritto Destinazione Italia, perché è questo, diciamo, l'obiettivo di questo viaggio dell'ex premier nonché segretario nazionale del Partito Democratico. Noi ci spostiamo per riuscire ovviamente a seguire passo dopo passo anche la discesa dal treno di Matteo Renzi. Come potranno vedere anche i nostri telespettatori, c'è tantissima gente qui, anche tanti operatori dell'informazione, per accogliere Renzi, che tra qualche istante scenderà dal treno. Ovviamente abbiamo ascoltato il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, c'è anche il presidente della regione, ci sono diversi esponenti locali del Partito Democratico e ecco, vediamo che sta scendendo Matteo Renzi. Paolo, lo vediamo. Dove sono i ragazzi dell'azienda? Ciao, come stai?
Segretario, un secondo solo, c'erano degli operai. Sì, l'ho incontrato di dove sono? Sono qui. Sono qui fuori. Ecco Luciano. Questi ragazzi che rischiano un po'. Andiamo su. Avete visto anche l'abbraccio con il presidente della regione Abruzzo, è stato salutato Luciano D'Alfonso, con Renzi che sta salutando le persone che lo hanno accolto alla stazione di Scerne di Pineto. Vediamo se sarà possibile ascoltare una sua battuta su diciamo il suo arrivo in Abruzzo e sui temi che saranno all'ordine del giorno in questa visita a quattro tappe nella nostra regione. Come? C'è il fisico. Per parlarci mentre andiamo lì, perché qui è pericoloso, i due ragazzi e ladri. Andiamo, andiamo. Raga, scusate un secondo. Abbiamo capito male, ci dovrebbe essere un incontro con, di Renzi con alcuni lavoratori della Atria di Sant'Atto di Teramo. Vi ricordo la vertenza che vede al centro il licenziamento di 55 lavoratori dall'azienda teramana che produce sanitari ceramici. Mi sembra di aver capito che Renzi abbia un incontro proprio con una delegazione dei lavoratori. Al momento non, vediamo se riusciamo a ricollegarci con Paolo. Paolo? Emilia, la macchina. Sì, ci sono Alfredo, ci sono, stiamo cercando di avvicinare Matteo Renzi, vediamo se rilascerà qualche dichiarazione, ma non credo che per il momento parlerà il Premier, sempre con Roberto Pulivanti. Vediamo un attimo di seguire proprio l'ingresso. Andiamo dopo ragazzi, parliamo lì, andiamo, ciao, a dopo. Ecco, hai ascoltato Alfredo, ci vediamo dopo, ha detto Matteo Renzi. Dunque ci sarà probabilmente un incontro con la stampa, un primo step, un incontro con la stampa proprio tra poco, crediamo presso la struttura di Pineto, dove ci sarà la prima visita del... Va bene Paolo, allora facciamo così, vi libero così potete spostarvi e magari andare nella prossima destinazione di Renzi. Intanto noi proseguiamo la rassegna, appena sarete pronti nuovamente io dal monitor di servizio ho la possibilità di vedervi e vi restituirò la linea. Per il momento grazie a Paolo Renzetti e Roberto Pulivanti per questo primo collegamento. Continuiamo con la nostra rassegna stampa e andiamo a vedere le altre notizie di primo piano per quanto riguarda i giornali regionali. Sempre sulla pagina di primo piano del centro troviamo Piano d'Orta, solo teloni per i veleni. Sulla rimozione del terreno con l'arsenico, il piano per l'altra Bussi e la reazione degli ambientalisti, la leggiamo qui, De Santis così condannano l'area a restare una discarica. Andiamo a vedere la pagina Abruzzo del Messaggero. Maria Falcone, la mafia è ancora tra noi, questa è l'intervista sulla lotta alla criminalità. La sorella di Giovanni Falcone in Abruzzo per il progetto Educals nelle aule, la potenza di Cosa Nostra trasferita alla 'Ndrangheta, queste le sue parole. Poi nel taglio basso, scrittori in classe, bonus agli istituti, l'impegno del Conad per la scuola, questa è l'iniziativa importante. Poi a Pescara in Pineta tra riscoperta e abbandono, andiamo a vedere perché visite guidate, laboratori, nuove staccionate, ma serve fare di più. I segni distruttivi dell'incendio sono ancora evidenti nella Pineta d'Annunziana di Pescara. Il piano di assetto naturalistico atteso a settembre scorso in Consiglio Comunale è slittato all'inizio del prossimo anno. L'assessora Paola Marcheggiani celebra la riserva d'Annunziana e ammette il luogo ancora bistrattato. Questa è l'apertura della pagina di Pescara sul Messaggero. E poi nel taglio basso il premio Borsellino celebra l'impegno di Bolzoni e Angeli. E ancora il Nord-Sud alla TUI e Ilaria a
e a Ilaria a Capua, nona edizione al femminile, i riconoscimenti alla scrittrice vietnamita e alla virologa. Continuiamo sulle pagine di Pescara, falsa infermiera a casa dei pazienti, è questo il titolo sempre sul Messaggero, la donna impiegata in una cooperativa convenzionata con l'ASL per l'assistenza domiciliare è stata allontanata dopo la segnalazione dei colleghi, è stata accertata l'assenza di iscrizione a collegio professionale, verifica in corso sui titoli. Completiamo la lettura delle pagine di Pescara sul Messaggero. Inchiesta e bonifica, i silenzi su Rigopiano, oggi la manifestazione dei parenti delle vittime, l'incontro con il procuratore Massimiliano Serpi, il PM Andrea Papalia, 9 mesi dalla tragedia dell'hotel, cresce l'irritazione dei familiari, la magistratura orientata a chiedere il processo. Andiamo a vedere sul quotidiano Il Centro le altre pagine che riguardano la nostra regione. Sulla pagina Abruzzo, i conti pubblici, la regione taglia le rate del debito, ok, dal governo al rientro in 20 anni. Inserito nel bilancio dello Stato la cosiddetta norma Abruzzo, si passa da 50 a 25 milioni l'anno. D'Alfonso dice torniamo in bonus, Paolucci, l'assessore al bilancio, non dovremo più penare per i servizi essenziali. Nel taglio alto, dopo gli stanziamenti per maltempo e incendi, in arrivo altri fondi ai comuni. Le risorse sono per rischio idrogeologico, bonifiche e servizio idrico. Poi interventi straordinari per l'area di crisi Val Vibrata a Valle del Tronto, nella riunione del CICAS. Nel taglio basso invece D'Alfonso indagato, zooprofilattico, scelta chiara. Il presidente nell'inchiesta con altri 7 per la nomina di Mattioli, il ministero voleva un suo uomo. Andiamo avanti, l'Università di Teramo laurea 44 agenti di commercio e boom di iscritti da tutta Italia per il corso all'Unite. Andiamo sulla pagina di Pescara, movida e polemiche, no ai pannelli antirumore, i residenti chiedono regole, il comitato di Piazza Muzzi boccia l'idea del comune, i locali pensano ai bistrò. Nel taglio basso i politici rinunciano a 10 posti auto, la sbarra dei privilegi dopo il blitz di Striscia, i disabili incontrano l'assessore Civitarese. L'allarme acqua, riaperte altre 3 fontanelle ma i controlli continuano, revocato il divieto in piazza Grue vicino all'Aureum, all'ex caserma di Cocco, la ASL e l'ACA proseguono le verifiche a tappeto in tutte le scuole della città. Nel taglio basso la cronaca, sorpreso a spacciare droga in casa, i poliziotti della mobile hanno fatto irruzione in un appartamento a Zanni. Ancora dalle pagine di Pescara, senza tetto muore vicino al mercato un polacco di 53 anni trovato dagli operatori di Via dei Bastioni, con lui c'era anche la compagna. E poi dopo la protesta, altre critiche, dateci le case o dormiamo in comune, gli sfollati di Via Lago di Borgiano, esasperati dopo 3 mesi trascorsi dentro gli hotel, dicono non abbiamo più le nostre vite e chiedono interventi urgenti. La risposta dell'assessore Teodoro, presto gli sfratti di 45 abitazioni occupate da dare anche agli sfollati di Via Lago di Borgiano. Continuiamo con il concorso per le scuole, scrittori di classe, con i miti dello sport e poi arrivano fondi per la riserva d'Annunziana, al centro visite 1.339 ore di iniziative, stanziati 315.000 euro per piste ciclabili e bus elettrici. Ancora andiamo ad ascoltare Renzi che sta parlando in questo momento. 100 metri in pulmino con dei ragazzi che rischiano 55 lettere di licenziamento, abbiamo chiamato la Teresa Bellanova, andremo oggi a Telespazio, Luciano, poi andremo all'alberghiero De Cecco a ragionare di alternanza scuola-lavoro, poi facciamo la Pilkington naturalmente, quindi abbiamo tante cose da vedere, da imparare, da segnare. Parliamo di questo, tutta la parte questa sul dopo. Questa è la provincia di Teramo, particolarmente sofferente per la ricostruzione, qui ci sono ancora 400.000 sfollati, è un messaggio la sua visita, ma c'è anche un messaggio programmatico? 400.000 sfollati sono un po' tanti, però ci sono degli sfollati che sono, diciamo, nell'ordine di qualche migliaio,
sono comunque troppi e noi lavoriamo tutti insieme, assieme alla Regione e al commissario Paola De Micheli per risolvere questo problema. Ieri siamo stati ad Arquata, nelle Marche, oggi vediamo il Presidente della Regione che è qui con noi per l'Abruzzo, abbiamo discusso con il Presidente della Regione in Lazio e con la Presidente Marini, non a caso il giro del treno è partito da Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo per segnalare l'attenzione sul terremoto. Ci lavoriamo, ovviamente l'impegno massimo è quello di sostenere l'azione del governo e del commissario Paola De Micheli. Ora però ragazzi, io vi voglio bene, voi risposto a due domande, ora voi siete così carini che mi fate entrare dentro visto che qui non c'entrano i giornali. Grazie mille. E dunque avete ascoltato le parole di Matteo Renzi, non so se è in grado di sentirmi Paolo Renzetti per un commento anche su quello che Renzi ha appena detto ai microfoni dei giornalisti, soprattutto sulla ricostruzione. Paolo, mi senti? Quando parlo. Sì, ti sento Alfredo, abbiamo ascoltato in diretta dunque le prime dichiarazioni di Matteo Renzi al suo arrivo qui alla casa famiglia Madre Ester di Pineto. Sta per fare ingresso nella struttura religiosa il segretario nazionale del Partito Democratico, che ha parlato di quella che sarà la giornata di oggi in Abruzzo, ha parlato anche dei problemi occupazionali che si stanno vivendo, ne parlavamo anche con il presidente della provincia di Teramo Renzo Di Sabatino, in Abruzzo, anche nel Teramano, e dunque ha parlato anche del fatto che non è stata casuale la scelta di partire dalle regioni colpite dal terremoto, dall'ultimo sisma, ovvero Umbria, Lazio e Abruzzo, e dunque è stata sicuramente una scelta voluta quella del Partito Democratico e del suo segretario nazionale Matteo Renzi di iniziare questo viaggio in treno per l'Italia proprio dalle regioni colpite dal terremoto. Avrete visto, Alfredo, avranno visto anche i nostri telespettatori quanta gente è presente oggi qui all'esterno della casa famiglia Madre Ester di Pineto. Ci sono tanti cittadini, ci sono anche tante personalità politiche, amministratori locali, proprio per l'arrivo con una puntualità, lo dobbiamo dire, proprio svizzera, perché alle 8.36 il treno con a bordo Matteo Renzi è arrivato nella stazione di Pineto proprio per toccare con mano, iniziare dunque la visita nella nostra regione. Una visita, lo abbiamo detto, lo hai ricordato anche tu in precedenza, che vedrà Renzi attraversare un po' tutta la regione, anche se velocemente, perché questa mattina fino alle 10.30 ci sarà questa visita qui a Pineto, poi ci sarà il trasferimento in provincia di Teramo e dell'Aquila e poi il pomeriggio il ritorno a Pescara. Alle 15.30 ci sarà un altro momento importante di questa giornata proprio in una delle scuole simbolo del capoluogo adriatico, ovvero l'alberghiero De Cecco, e dunque anche in questo caso ovviamente noi seguiremo la visita del segretario nazionale del Partito Democratico. Tu dicevi prima, leggendo anche i titoli dei giornali, Alfredo, di come si parli tanto proprio in queste ore anche della sfiducia che è arrivata dal Partito Democratico nei confronti del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Vedremo se farà qualche accenno il segretario nazionale del Partito Democratico Matteo Renzi anche a questa vicenda, che comunque tante polemiche sta creando soprattutto a livello nazionale. Ma ovviamente i temi caldi di questa visita di Renzi in Abruzzo sono temi soprattutto di carattere locale. Lo abbiamo ascoltato proprio dalle parole del segretario del Partito Democratico Matteo Renzi. Se non ci sono altre domande, Alfredo, io per il momento qui da Pineto potrei anche restituirti la linea. No Paolo, una curiosità, aggiungendo su Banca Italia che la sfiducia al governatore Visco coinvolge anche la nostra regione, ricordiamo anche a noi stessi che c'è la vicenda di Carichieti per quanto riguarda le banche, vicenda che insomma, coinvolge la nostra regione e che riguarda anche la vigilanza di Banca d'Italia. Una curiosità, la visita a casa Madre Ester, Paolo, è una visita in forma privata? Yeah.
Beh, diciamo che così sembra, nel senso che almeno per il momento non è stato concesso, permesso ai giornalisti di entrare qui all'interno della struttura che si trova alle mie spalle. Non so se nei prossimi minuti, visto che questa visita proseguirà fino intorno alle 10.30, se nei prossimi minuti ci sarà la possibilità, ci daranno la possibilità di poter accedere all'interno di questa casa famiglia che si trova qui a Pineto. Per il momento non è stato permesso l'ingresso ai tanti operatori della stampa che sono, non so che sono in grado, qui. Vedremo se sei in grado di dirmi se sì. C'è l'incontro proprio all'interno di Casa Madre Ester con i lavoratori dell'Atria. Ho sentito il segretario Renzi citare proprio un paio di lavoratori in rappresentanza di quelli che sono in sciopero a Sant'Atto di Teramo. Non so se tu sei in grado di dirmi qualcosa di più su questo. Guarda, ci è stato detto che probabilmente ci sarà un incontro con una rappresentanza di lavoratori, però non ne abbiamo contezza, diciamo, in maniera ufficiale, quindi cercheremo anche di saperlo nei prossimi minuti, quando proprio ci verrà comunicato anche il programma che riguarderà proprio la visita all'interno della casa famiglia Madre Ester qui a Pineto di Matteo Renzi. Per il momento non ci sono state in tal senso comunicazioni ufficiali. Vedremo se poi sarà possibile entrare all'interno della struttura e vedere un attimo di cosa sarà anche tra diciamo gli appuntamenti di questa visita qui a Pineto. Ci sarà anche un incontro con una rappresentanza di lavoratori dell'Atria. Grazie a Paolo Renzetti per questo secondo collegamento in diretta da Scerne di Pineto. Noi continuiamo con la lettura dei giornali, rientriamo in studio, dunque andiamo sul touchscreen per vedere insieme la pagina del centro di Montesilvano, il delitto del Risto Pub, la mamma di Bevilacqua, la giustizia è contro di noi. Chiedo alla regia di mettere in onda il nostro touchscreen per poter osservare insieme il titolo sul quotidiano Il Centro. C'è però sul monitor di servizio che sto osservando in questo momento Paolo Renzetti, che a volo è riuscito a recuperare probabilmente un lavoratore della Atria, non ne sono sicuro, chiedo lumi a Paolo Renzetti, che però in questo momento non riesce ancora ad ascoltarmi. Allora andiamo un attimo sul giornale mentre Paolo sistema il collegamento audio con noi e si prepara l'intervista. Chiedo a Claudio Di Giacomo in regia di mettere in onda il titolo del quotidiano Il Centro, eccolo qui, la mamma di Bevilacqua, la giustizia è contro di noi, sfogo della madre del 21enne ucciso, il PM indaghi ancora e risenta Fantauzzi, questa notizia che prosegue sul quotidiano Il Centro dell'omicidio che tanto clamore ha destato nella nostra regione. Paolo è adesso in grado di sentirmi, allora ti restituisco la linea in diretta da Scerne di Pineto, a te. Abbiamo Sì, grazie Alfredo, perché stavamo parlando proprio della questione Atria e dei lavoratori dell'Atria. Abbiamo Berardo Di Tommaso in rappresentanza proprio delle maestranze dell'azienda teramana. Vi siete incontrati, avete già parlato con Matteo Renzi proprio nel tragitto dalla stazione qui alla Casa Madre Ester. Che cosa avete chiesto a Renzi? No, praticamente abbiamo illustrato tutta la situazione dell'Atria e del territorio praticamente al Presidente. E probabilmente avremo un incontro il 25 al Ministero e abbiamo chiesto, diciamo, un occhio di riguardo per la situazione dell'Atria, tutto qui. Anche se sappiamo che oggi partiranno le lettere di licenziamento per 55 lavoratori ed è anche un punto di non ritorno per questi ragazzi che usciranno. Però vogliamo chiedere anche all'azienda, in un futuro prossimo, se l'azienda andrà meglio anche nel mercato, di riassumere principalmente i lavoratori che usciranno prossimamente. Avete ricevuto disponibilità da parte del Presidente Renzi? Noi non ci aspettavamo di salire in macchina insieme a lui e di avere questa opportunità che ci ha offerto. Avete trovato disponibilità? Sì, sia da lui che dall'onorevole Richetti.
Bene, grazie al rappresentante dell'RSU dell'Atria che ha avuto la possibilità di incontrare il presidente del Partito Democratico Matteo Renzi. Allora vediamo se possiamo ascoltare un attimo il Sandro Mariani, sempre del Partito Democratico. Siamo in diretta, grazie Mariani. Una giornata importante oggi per l'Abruzzo, la visita del segretario nazionale del Partito Democratico Matteo Renzi. Proprio ci diceva qualche istante fa il rappresentante della RSU dell'Atria, c'è stato già questo incontro proprio con Renzi per parlare di questa vicenda molto importante che riguarda i lavoratori di questa azienda. Sì, infatti quello che fa piacere è sicuramente l'attenzione principe che ha avuto appunto il segretario Matteo Renzi nello scendere appunto alla stazione di Pineto e nel chiedere subito degli operai dell'Atria, che è la cosa che più ci preoccupa in queste ore in provincia di Teramo, perché è appeso a un filo il futuro di tante famiglie e quindi c'è concentrazione massima su una possibile soluzione che è molto molto complessa. La visita di Renzi in Abruzzo ha anche però un valore, una valenza politica, e in provincia di Teramo nelle ultime settimane c'è stato forse qualche problema all'interno del Partito Democratico, si parlerà anche di questo? Sì, ci sono stati diversi problemi naturalmente, ma è chiaro che quello accade sempre quando si è in una fase congressuale. Oggi la visita è naturalmente più incentrata alle problematiche territoriali, sociali, il lavoro, come ho detto prima, appunto rinnovo appunto la piena soddisfazione del fatto che c'è stato l'incontro con gli operai dell'Atria. Si parlerà con Renzi anche delle questioni riguardanti il post-terremoto in provincia di Teramo? Sì, anche questo è il tema principe, in quanto c'è un pezzo della nostra economia, le aree interne, una situazione sempre complessa da dover affrontare, tant'è vero che ancora oggi ci sono cantieri del sisma aquilano che ancora non vengono conclusi o vedono la luce appunto in questi giorni, quindi sicuramente ci sarà un approfondimento sulle questioni del sisma del nostro entroterra teramano. Grazie a Sandro Mariani, per il momento è tutto qui da Pineta, linea a te Alfredo. Grazie a Paolo Renzetti, continuiamo la lettura del giornale, proseguiamo con la lettura del quotidiano Il Centro. Furto a Francavilla, esplode il bancomat, i ladri lasciano i soldi, assalto al Monte dei Paschi, arrivano subito i carabinieri, i malviventi sono costretti ad abbandonare a terra 30.000 euro. Andiamo sulla pagina di Chieti, la città in declino, la fuga da Chieti, residenti in picchiata, meno 500 abitanti all'anno e nel 2019 si potrebbe scendere sotto i 50.000, il piano del sindaco per il rilancio. 11 milioni di lavori, ma i fondi non ci sono. Andiamo a vedere la pagina di Chieti sul Messaggero. Le case dei disperati in pieno centro, blitz a Porta Pescara. Il titolo con cui viene aperta la pagina: Polizia Municipale e Questura in azione, 8 nigeriani identificati in 2 appartamenti ghetto di Via dei Tintori. Un perfetto esempio di collaborazione per la sicurezza tra forze dell'ordine, queste le parole del questore di Chieti Raffaele Palumbo. Andiamo all'avvertenza Honeywell, 50 milioni dal governo, dal tavolo col ministro Calenda, la scelta di uno sforzo economico importante per trattenere l'azienda di Atessa. Dipendenti e sindacati aspettano un segnale che non arriva, avanti a oltranza con lo sciopero, oggi l'incontro con Renzi. Vedo sul monitor di servizio Paolo Renzetti con l'assessore al bilancio della Regione Abruzzo Silvio Paolucci, non so se riesce a sentirmi Paolo, che in questo momento si sta ricollegando con noi. Chiaramente all'assessore Paolucci chiederemo anche di questa notizia che abbiamo letto sul giornale, che riguarda la possibilità per la Regione Abruzzo di spalmare il debito su 20 anni e non più su 10, dunque con un dimezzamento della rata annuale da pagare. Allora, se Paolo Renzetti riesce a sentirmi, restituirei la linea a Scerne di Pineto per ascoltare le parole dell'assessore Silvio Paolucci. Paolo.
Sì, grazie. Di nuovo in collegamento diretto qui da Cerne di Pineto con l'assessore al bilancio e alla sanità della Regione Silvio Paolucci. Una visita importante quella del segretario nazionale del Partito Democratico a pochi giorni dai risultati più che buoni che sono arrivati dal Ministero della Sanità e riguardanti proprio la sanità abruzzese, Paolucci. Sì, un grande lavoro di concerto con il Governo nazionale e ovviamente il gran lavoro anche del Governo regionale che ha portato a casa due grandissimi risultati. Voglio ricordare quelli sulla sanità, gli adempimenti che per la prima volta in questa regione sono stati raggiunti sui livelli essenziali dell'assistenza, la prevenzione oncologica, l'intervento tempestivo per le fratture di femore, piuttosto che altri risultati che hanno portato delle risorse. Il gran lavoro del governo Renzi, perché se si parlerà finalmente di nuovi ospedali è perché c'è stato un governo, quello di Renzi, che ha trasferito alla regione 140 milioni di euro come acconto rispetto ai 228 per costruire i nuovi ospedali. E poi il gran lavoro anche per quanto riguarda il bilancio, perché abbiamo ottenuto da questo governo l'ammortamento e la diluizione di questo debito, il che vuol dire, perché ha a che fare con la vita delle persone, perché vuol dire che finalmente possiamo finanziare trasporti sociali e non dobbiamo operare tagli. Paolucci, questa visita di Renzi in Abruzzo ha anche però un valore politico, perché si può dire che da oggi parte ufficialmente la campagna elettorale che ci porterà alle elezioni del 2019. Questo è vero. È altrettanto vero che Renzi è stato un grande amico dell'Abruzzo. È un tempo molto complicato anche per l'agire politico e a volte non vengono riconosciuti o anche ricordati dei fatti, delle iniziative e dei risultati molto importanti. Alcuni su tutti. Renzi ha finanziato interamente la ricostruzione, prima e dopo. Renzi è quello che ha permesso per esempio lo sblocco del Masterplan e l'attivazione di investimenti storici e decennali che questa regione attendeva, la Fondo Valle Sangro su tutte, ma sarà anche il quarto lotto della Teramo, per cui voglio dire va ricordato anche il grande sforzo, i nuovi ospedali, l'accordo per l'Abruzzo, questo grande tema di aver salvato il bilancio di questa regione da 20 anni di debiti passati e aver consentito a questa realtà di avere risorse per le persone più fragili e deboli. Io penso che sia stata un ottimo lavoro di governo nazionale, di confronto e governance tra quello regionale e quello nazionale, ed è il momento, anche quello della campagna elettorale, di ricordare questo lavoro fatto. Grazie all'assessore alla sanità e al bilancio Silvio Paolucci. Se Roberto Pulimanti mi segue con la telecamera, io visto che siamo ancora in diretta vorrei ascoltare in diretta qui da Cerne di Pineto l'assessore regionale alle politiche agricole Dino Pepe, perché assessore, oggi si parlerà, crediamo, con Renzi anche della situazione dell'agricoltura abruzzese, anche alla luce di quello che è successo nello scorso inverno. C'è stata questa ripartenza? Abbiamo avuto grandi ferite quest'anno dalla neve, al terremoto, alla siccità, agli incendi, ma io voglio ricordare l'impegno del ministro Martina e ovviamente del presidente Renzi. Nei suoi anni di governo è stato molto vicino all'agricoltura, è stata tolta l'IMU, l'IRPEF, tutte le tasse sull'agricoltura sono state ridotte di oltre il 20%, un'attenzione particolare al nostro territorio anche e soprattutto dopo le ferite del terremoto. Cosa chiederà ancora l'assessore regionale alle politiche agricole a Renzi? Ma noi chiediamo un'attenzione particolare soprattutto per quanto riguarda la tracciabilità dei nostri prodotti agricoli, i riferimenti territoriali e soprattutto la certificazione, ma c'è piena sintonia con lui e con il ministro Martina su questi temi. Ci siamo spesi tanto per portare reddito e occupazione nell'agricoltura del futuro. Grazie all'assessore alle politiche agricole della regione Abruzzo Dino Pepe. Allora sono le 9 in punto, Alfredo, anzi le 9 e 2 minuti, qui sempre in diretta da Cerne di Pineto, io ti restituisco la linea. Grazie a Paolo Renzetti. Completiamo la lettura dei giornali, andiamo nella pagina dell'Aquila sul Messaggero. L'infopoint della discordia finisce al centro turistico, questa è l'apertura di pagina. Il comune ne assegna la gestione alla municipalizzata fino al 2018, la giunta ha adottato il provvedimento perché il Touring Club aveva rinunciato. E poi Olicar e Intex, nubi scure sul futuro dei lavoratori, altra vertenza purtroppo nella nostra regione, niente pagamento degli stipendi per i manutentori dell'ospedale, i sindacati vanno all'attacco. Andiamo a vedere sulla città le notizie dal Teramano, nomina dell'IZS e quindi andiamo a vedere il titolo dal Ministero, doppio esposto contro Mattioli, un'inchiesta è stata archiviata, l'altra appena prorogata, contestata l'assenza di univocità sul direttore generale. Gli indagati oltre al governatore D'Alfonso per abuso e falso, Ciabini, Grippo, Rivera, Ruffini, Valeri, la presidente dell'IZS di Pasquale, qual è il rettore dell'Università di Teramo, D'Amico.
Continuiamo con la lettura della città. Tra due settimane riaprirà l'ingresso del cimitero, iniziati i lavori di messa in sicurezza a Cartecchio, lavori in corso anche nei padiglioni danneggiati. E poi la vertenza Atria, abbiamo sentito in precedenza con Paolo Renzetti anche il rappresentante dei lavoratori, non è ancora finita stasera l'incontro pubblico, poi il concerto di autofinanziamento con Stellina, Francani e Tipi Foschi. Continuiamo sempre sulla città. I lavori del gas allagano qualche scantinato, rotto una tubatura presso lo stadio comunale a Teramo. Ancora 600 euro al mese per 65 progetti inclusivi, presentato il progetto di tirocini formativi contro l'esclusione sociale, il bando scade il 14 di novembre. Andiamo nella pagina della provincia, altra notizia importante: la regione sapeva dell'esperimento SOX, la conferma del ministro Galletti, interrogato da Sottanelli, che garantisce nessun rischio per la salute. L'incontro ieri pomeriggio a Isola, l'incontro organizzato dall'amministrazione comunale per fare chiarezza sulla situazione con i rappresentanti di regione, provincia, parco nazionale, laboratorio e associazioni ambientaliste. C'è tempo per andare a vedere sul quotidiano Il Centro le pagine che riguardano il Pescara, Serie B, Pescara Avellino, Zeman Novellino, sfida tra veterani, questa per la prossima partita di Serie B. Sabato saranno di fronte i tecnici più anziani della categoria. Intanto Bovo recupera, Mazzotta in dubbio, l'ex Torino in campo nel test vinto 3-0 con il Fossa Cesia, che andiamo a vedere nel servizio. Prove generali in vista della gara di sabato con l'Avellino questo pomeriggio al comunale di Mozzagrogna con il Fossa Cesia per il Pescara di Zeman, che si è imposto con il risultato di 3-0 grazie alle reti segnate tutte nel primo tempo, al 23esimo da Ganz, al 34esimo da Del Sole e al 42esimo da Benali. In campo dall'inizio Ganz, così come Bovo, reduce da un problema fisico, e anche il 17enne uruguaiano Elizalde. In tribuna presenti il presidente Daniele Sebastiani ed il direttore sportivo Luca Leone. Andiamo ad ascoltare il patrone biancazzurro. Una squadra che sta crescendo man mano che passano le giornate. Sicuramente domenica, sabato ci sarà una partita molto difficile, perché l'Avellino è una grande squadra, organizzata, gioca insieme già da un po' di anni, l'allenatore lo conosciamo tutti, e quindi sarà una partita difficile. Noi siamo chiamati a dimostrare che non siamo quelli della partita precedente con la Cittadella, speriamo di poterlo dimostrare sul campo davanti ai nostri tifosi. In Pescara, presidente Sebastiani, quello delle ultime settimane, meno arrembante, meno garibaldino, ha un po' più di difficoltà ad andare in rete, però subisce molto meno dagli avversari. È una squadra che non piace molto al mister, no? Perché lo sottolinea ogni fine partita. Sicuramente lui vorrebbe una squadra un po' più arrembante, come dici tu, e a sprazzi si vede il gioco, si vede il lavoro che fanno durante la settimana, però è anche vero che fino adesso abbiamo avuto tanti giocatori importanti fuori, non che quelli che abbiano giocato siano meno importanti, però il mister sta costruendo qualcosa con tutta la nostra rosa, e io mi auguro che nelle prossime settimane si comincerà a vedere anche qualcosa in più in campo in termini di gioco, in termini di tutto quello che in settimana provano e su cui lavorano. L'ultima, presidente, i tifosi aspettano di vedere Simone Ganz in campo, il vero Ganz. Ma lo aspettiamo tutti, come aspettiamo anche tanti altri ragazzi. Non ci dimentichiamo che abbiamo ancora fuori gente come Campagnaro, abbiamo fuori, dovrebbe rientrare in questa settimana e aggregarsi al gruppo anche Andrea Cocco, quindi non è che abbiamo proprio una squadra per la categoria così male, no? Quindi sicuramente i tifosi si aspettano un po' da tutti il massimo, è quello che ci aspettiamo anche noi come società. Abbiamo solo il tempo di andare a vedere l'apertura dell'Abruzzo Sport sul Messaggero. Giampaolo, incubo Avellino, il racconto dell'ex biancazzurro in campo nella sfida in cui gli irpini di Zeman condannarono il Pescara alla C. Sbagliamo l'impossibile, perdemmo in superiorità numerica, imparammo una lezione durissima, mai dare per scontate le partite. Poi il titolo sulla città lo preleviamo sul Teramo lo preleviamo dalla città. Speranza, il Sant'Arcangelo non
non va sottovalutato. Queste le parole del capitano che mette in guardia il Teramo. La gara di domenica va giocata come se incontrassimo la capolista. Ripartire dopo una vittoria per il Teramo inizia un miniciclo di partite da cui potrebbe passare il prossimo futuro in campionato, con i romagnoli penultimi in classifica, obbligatorio un risultato favorevole. Cambio in attacco dopo l'esperimento di sabato, probabile che Almazzola Tulli faccia coppia con una delle due prime punte. Il tempo a nostra disposizione è davvero terminato, io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina, ringrazio anche Paolo Renzetti e Roberto Pulimanti che hanno prodotto il collegamento in diretta da Scerne di Pineto per la visita di Matteo Renzi in Abruzzo. La rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina alle 8. Grazie e arrivederci, buon proseguimento di giornata.